Le scuole, parliamo delle scuole superiori, soprattutto della Liguria, perché si sono chiuse le iscrizioni al primo anno delle scuole superiori, licei e non solo, anche gli istituti tecnici. E allora facciamo il punto e do il mio buongiorno ad Alessandro Clavarino, il provveditore agli studi di Genova e Savona. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori, buongiorno, Com'è bentrovati. andata? È cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso? L'avevamo già commentato, insomma, qua iscrizioni appena aperte, i risultati che cosa dicono? Ma dunque, c'è una tendenza della regione che sul piano generale si allinea con il dato nazionale, cioè calano un po' i licei e mediamente si alzano un pochino i tecnici. In realtà in Liguria va avanti ancora questo trend per cui nel rapporto fra licei e tecnici i licei sono avanti, molto avanti e quindi rispetto al dato nazionale che vedeva una discesa dei licei al 55, abbiamo in Liguria un 58 e mentre ci sono delle buone performance dei tecnici, in Liguria si sta ancora un po' rincorrendo e non siamo ancora sulla media nazionale. Per cui il commento è bene perché c'è una maggiore varietà nella scelta da parte delle famiglie, si può fare ancora di più, si può fare ancora un po' di più per trovare un equilibrio rispetto al dato nazionale, che vede appunto una ripresa abbastanza significativa proprio dell'educazione, dell'istruzione tecnico-professionale, cosa di cui Beh, abbiamo bisogno, peraltro, qui in regione. potrebbe essere una buona notizia, provveditore. È una buona notizia, è una buona notizia. È la prima parte di una buona notizia che si completerà poi quando avremo anche i dati, diciamo, perfezionati. Questa settimana le segreterie stanno ancora facendo gli assestamenti rispetto alle scelte delle famiglie, dopodiché avremo un dato perfezionato e potremo confermare davvero questo andamento. Dottor Clavarino, c'è già, al di là appunto dell'attesa dei dati, come lei ha ricordato, però c'è già un'idea di quali istituti tecnici e quali licei siano stati scelti rispetto ad altri. Non so, l'anno scorso, per esempio, continuavamo a parlare del boom del liceo economico-sociale, pare che quest'anno invece non sia così in salita. No, si è stabilizzato, qualcosa ha perso rispetto all'anno scorso. Quello che direi in Liguria ha perso di più è il liceo delle scienze umane, mentre il liceo scientifico ha accompagnato, diciamo, il trend generale in discesa, ma per poco, e il liceo classico si è ulteriormente assestato. Le nuove, diciamo, le nuove scelte, quindi il liceo del Made in Italy sta partendo, quindi dal punto di vista percentuale ancora dei numeri molto bassi, delle quote molto basse, ma si confermerà nel tempo, e dal punto di vista invece, diciamo, degli altri, il liceo coreutico, musicale e lo sportivo sono bloccati, diciamo, dalla norma e quindi non subiscono delle variazioni particolari. Anche l'artistico, che tendenzialmente ha delle quote più alte rispetto alla media nazionale, ha subito una leggera flessione. Per quanto riguarda invece i nuovi percorsi, quelli che a livello europeo prevedono i 4 anni per arrivare alla maturità, come sono andati? Ne avevamo parlato, per esempio, rispetto all'indirizzo dedicato allo spettacolo che a Genova, Esattamente. per esempio, il Gaslini Meucci Esatto. ha proposto. Ha proposto, ha avuto alcune già iscrizioni già consolidate, quindi partirà certamente una classe, questa è un'altra buona notizia, e la scommessa è quella di riuscire ad estendere, diciamo, la comprensione del valore di questa filiera innovativa che accorcia da una parte il percorso delle scuole superiori senza diminuire però il patrimonio, no? Di nozioni, di competenze che vengono messe in gioco, perché anche se si diminuiscono gli anni, però tendenzialmente aumentano le ore per anno, quindi c'è una compensazione, ma soprattutto c'è l'aggancio con l'ITS e quindi una prospettiva di professionalizzazione certa e alta. E quindi da questo punto di vista direi che questo primo esperimento sullo spettacolo potrà essere seguito da altre scuole dove specialmente l'ITS è già rappresentato e in qualche modo attivo, potranno fare
operazioni, diciamo, innovative e importanti dal punto di vista della professionalizzazione e anche dell'innalzamento delle competenze. Certo, c'è provveditore invece un'idea, un po' come ci ha raccontato per i licei, di quelli che sono gli istituti tecnici che hanno ricevuto un maggior numero di preferenze? Sì, direi che sui tecnici c'è una maggiore stabilità, eh? Non c'è un grande spostamento. I tecnici hanno degli andamenti che sono legati da una parte, diciamo, all'andamento della dispersione. Fortunatamente la dispersione sta un po' calando e quindi questo aiuta anche a capire l'aumento percentuale, diciamo, dei tecnici sul totale. Però diciamo che risentono anche molto della situazione economica e produttiva del territorio, quindi da questo punto di vista abbiamo un istituto tecnico nautico che si conferma. Interessante è l'aumento percentuale delle iscrizioni ai corsi di tipo economico, che invece in passato avevano registrato una flessione, e anche un interesse verso le costruzioni e gli ambienti del territorio, quindi quelli che una volta si chiamavano i geometri, perché anche da questo punto di vista c'è una, diciamo, una varietà maggiore, quindi un interesse che secondo me è molto interessante. Chiudo provveditore con una domanda che riguarda invece i numeri un pochino più generali. Si sono chiuse le iscrizioni anche alle prime classi della scuola elementare, della scuola primaria e anche della scuola secondaria di primo grado. Sono di più, sono meno gli studenti nella nostra regione? Sono un pochino meno, le classi delle scuole del primo ciclo hanno subito in questi anni e ancora, direi per un anno ancora o due, l'impatto del calo demografico. Devo dire che dal punto di vista invece della scelta del modello di scuola, quindi tempo pieno, tempo prolungato, piuttosto che il tempo normale, non ci sono delle variazioni significative. Direi che la cosa interessante da questo punto di vista, da monitorare, da studiare, specialmente da ora in avanti, è quello che capiterà sul sistema dei più piccolini, quindi lo 0-6, perché stiamo lavorando con la regione, con le scuole statali, con le scuole paritarie per una impostazione di questo sistema che ci vede insieme a costruire un'offerta formativa integrata che parte dall'asilo nido e conduce attraverso le sezioni primavera e poi la scuola dell'infanzia fino alla scuola primaria. E questo è interessante perché è un fatto che tra l'altro ci viene fortemente richiesto dalle politiche di innovazione legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe modificare anche significativamente, diciamo, e in positivo, l'offerta di servizi per i più piccoli. E questo potrebbe portarci nel complesso, no, dell'offerta formativa nel giro di poco tempo, un paio d'anni al massimo, ad aumentare in maniera significativa il numero dei bambini inseriti nel sistema educativo. Bene, io la ringrazio, le auguro buon lavoro, buona giornata. Grazie ad Alessandro Clavarino, il Buona provveditore agli giornata. studi di Genova e Savona. Buona giornata. Buona giornata a voi.